Ciao amici, questa sera vi trovo qui a Giarre col caro amico maestro Carmiano Piazza nella sua radio, Radio Idea. E su quale onde? 98.6. 98.6 e abbraccia Giarre e dintorni. E dintorni. Allora Carmelo, stasera tu hai due bei ospiti che io conosco, ma me li vuoi presentare tu per me, per te e per i nostri amici che ci guardano? Uno lo conosco, si chiama Francesco Corona, l'altro Alessandro Alessandro Renzi. Sei simpatico anche tu. Grazie. Mi fa piacere. Ma il tuo impresario chi è? Non ce l'hai. Allora cosa auguriamo a questi ragazzi? Un grande successo? Auguriamo che il radio gli porta fortuna come a tanti altri cantanti. Voi amici magari non lo sapete, ma da questa radio che sembra piccolissima è molto grande, perché i più grandi personaggi della canzone napoletana nostra sono passati da qui, come Gianni Verzosi, Endoli, i fratelli Fiorello, Corona, ma prima di loro anche molti altri, Franco Moreno e tante napoletane, i cantanti nazionali che sono passati da qui, Mario Merlo e altri. Poi non potete pensare che in un luogo così piccolo sono usciti grandi, ma grandi, grandi personaggi, e auguriamo a questi giovani giustamente lo stesso successo che degli altri. Che vengono famosi. Speriamo. Ok. Questo mio grande amico Alessandro Renzi con un brano che sta andando per la maggiore anche a lui, che si intitola Un grande amore. Lo volevamo dire, Alessandro, che ti ha scritto questo bel brano. Sì, questo brano me l'ha scritto Gianni Verzosi. Allora, sei un discepolo di Gianni Verzosi. Sì. Mi fa piacere perché il mio carissimo amico è stato qui lui all'inizio, ha portato anche altre belle donne, Paola Molino. È stato con lui qui tanti anni fa, anche lui è un carissimo amico e tanti lo conoscono a Giarre. E allora, carissimi amici, svegliatevi stasera perché è una serata stupenda. Lo facciamo ascoltare, qual è? Sì, sì, un grande amore. Un grande amore. Ci ho mandato un messaggio, io vi ringrazio. Abbiamo un messaggio, mando un grosso bacione a Francesco, sei veramente bravo, saluto il principe azzurro con un ti amo, dedico un brano a piacere di Francesco, saluto tutti gli amici che mi conoscono, con un grosso bacio, saluto mio fratellino Marco Fabiani, non ti voglio bene. Sarai accontentato con il brano quando stive con me. E allora ringraziamo la persona che hai chiamato, non so chi è, e allora manda il brano. Mando un bacio a Carmelo Piazza e a Francesco, mi dedicheresti un tuo brano da Daniele De Riposto? Daniele, è una nostra da pancia e poi gli facciamo un regalino a Daniela. Daniela, anche se che vieni qui alla radio ti fai accompagnare, oppure se tu vuoi ti mandiamo un taxi, noi qui abbiamo una modista nostra completa disposizione per gli amici. Allora io vorrei mandare un salutone a tutti voi, non dico i paesi. Sei stata brava tu, scusate. Per dire la verità, è una bella ragazza bruna che no. Tu piace, e tu sta piacendo bruna perché manda il brano, vediamo se è bruna o bionda. Andiamo a accordarvi con un paio di canzoni. Allora qua, chi sei tu? Buonasera a tutti, io ormai sono un po' conosciuto qua. Conosciuto? Penso che sono un po' conosciuto, no? Che dici tu? Ho capito, sì. Allora tu come ti chiami? E allora io non lo voglio dire come mi chiamo. Presentiamo solo il primo brano. Sì, qual è? Il primo brano è Non riuscivo a dormire. E allora carissima Chiara Giussi, una ragazza che aveva richiesto un brano, i soliti farò lo stesso, ma il brano non si chiedeva solamente il facciamo brano. La sorpresa. Allora, il brano. Allora ti mandiamo un salutone e un grosso, anzi due bacioni, perché i baci vanno a coppia. Comandante Blanc.
Volevo dire solo che il mio CD è prodotto e distribuito dalla GS Record. Mi fa piacere. Padre, no, ci mette. No? Sì, sì. Anch'io vorrei vederti. E scende, e scende, sotto la sua stunga ca. Facendo facile, non posso. Vieni, amore, vieni. Grandissimo amico, quasi fratello per me, è Vittorio Denaro, che ci ascolta da casa anche lui. Un grossissimo bacio, Vittorio, a te e a tutta la tua famiglia. Carmelo, se... tu sei presente? Io sono Ivan De Curtis, se faccio il presentatore, ma questa sera sono ospite tuo e volevo farti delle domande. Intanto, se volete mandare dei messaggi, ragazzi, fatelo, sia per Francesco Corone che sia per Alessandro Renzi. Io, col tuo permesso, volevo fare qualche domanda a questi ragazzi, perché magari non li conosco e qualcuno vuole sapere qualcosa di più. Sì. Mi permetti, Carmelo? Sì, puoi parlare. Grazie. Allora inizio con Francesco. Francesco, tu da quanto tempo canti? Ma sin da piccolo. Hai fatto altri spettacoli, piazze, altre cose? Diciamo che ho lavorato sempre nell'ambito delle serate fuori, in piazza, qualche festa di compleanno, sì sì, qualche cosa già è stata fatta anche prima del CD. Ok, e ascoltiamo anche Alessandro Renzi. Alessandro Renzi, io so che tu da bambino cantavi, già facevi videocassette, tutte queste cose qua, ma non era arrivato a successo, speriamo che ci arrivi adesso, giustamente. Ma da quanto tempo tu canti? Allora, me lo auguro anch'io che si fa successo. Comunque, da piccolo, 9 anni, grazie a mio padre, tutto questo qua è nato grazie a mio padre, però piano piano spero che ci arrivi il successo, spero. In realtà c'è qualche successo. Ma speriamo, tranquillo. Ma anche tuo padre canta, o tu hai preso il dono di tuo padre? Ma diciamo che ho preso il dono di mio padre. Ok, penso che siamo contenti, spero che le persone che ci ascoltano, se vogliono fare loro delle domande, bene, possono chiamare così voi rispondete. Sì. Ciao ragazze, ciao a tutti, ma anche ciao ragazzi, perché ci sono anche dei bei ragazzi che ascoltano. Io saluto anche i nonnini. Bravo. Che ascoltano. Perché questa è musica per tutti, sì, sì. Giusto Carmelo? Allora, il prossimo brano. Buon ascolto. Allora, chi è l'ultimo brano? Io, ma non fa niente, ci saranno tante, molte opportunità. Ok. Vogliamo ricordare noi, io e Alessandro Renzi, che siamo su Rai TV fra 2 settimane, il prossimo venerdì, con Alessandro, Nino Fiorello, Angelo Mauro, Marco Fabiani. Ok, andiamo ai saluti. Vi ringrazio. Volevo ringraziare il nostro presentatore qua, Ivan De Curtis, che stasera ha fatto un'eccezione. L'abbiamo costretto a venire con noi e lui ci ha contattato. Vogliamo ricordare pure che questa puntata la vedete su YouTube, su Facebook, nel nostro contatto Francesco Corona e Alessandro Renzi. Ok, io lascio la parola ad Alessandro Renzi, vi saluto a tutti, un bacio, ciao. Bye bye. Allora io ringrazio, come ti chiami? Ivan De Curtis. Ivan De Curtis, sei famoso. Di origine napoletana. Sì, ma io ti ho visto su qualche televisore, non so. Antenna 1. Dentro un televisore ti ho visto, forse mentre lo riparavo. Mentre lo riparavo. No, quello era un topolino, no, ho sbagliato. E sì, mi fa piacere che stasera sei venuto qui e ti aspetto altre puntate che sei bravissimo. E allora quel signore che ci sta girando il video, mi sembra che... Vittorio, il nostro cameraman. Vittorio, comprende anche lui, Vittorio. Grazie. E allora, Carmelo, io ti ringrazio te, tuo nipote, grazie. Ringrazio sempre Rosi, Daniela, Katia, tutti gli amici di Giarre. Ringrazio Ivan De Curtis, ringrazio Vittorio. Un grossissimo bacione, un bacione a tutti. È sempre di me, chi mi vuole vedere su Facebook c'è il mio Alessandro Renzi fan club. Io ringrazio te, ringrazio Francesco Corona, ringrazio Ivan De Curtis. Grazie amici, grazie a tutti per averci ascoltato. Avete ascoltato buona musica, bella musica, ma del resto qui darà l'idea che cosa si può ascoltare. Solo buona musica e bella musica. È tutta musica napoletana. Allora, a me, sì, effettivamente qualcuno forse mi ha visto su Antenna Sicilia,
Frank Therapy e Antenna 1, un altro programma importante dove ho fatto il conduttore di altri programmi. Grazie, grazie a tutti e buonanotte a tutti, da parte mia e da parte di tutti noi. Ciao, ciao a tutti i nostri fans, un bacio. Ciao. Buonanotte a tutti, un bacio. La buonanotte, un bacione a tutte le donne che ci hanno ascoltato, anche a coloro che non ci hanno ascoltato. A tutte belle e brutte, dai, ok. Per noi ci sentiamo mercoledì, speriamo che tutto va bene. Ciao a tutti coloro di Idea Radio che ci ascoltano, ciao a tutti, un bacio. Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, buonanotte da Idea Radio. Bene amici, siamo qui nel paese di Giarre, abbiamo registrato da Zio Carmelo Piazza, quindi Radio Idea, ma alle mie spalle guardate che bello spettacolo che c'è, e questo è lo spettacolo della natura, non è il nostro. Ok, stacca.